Siamo a Roma nella sede suggestiva della Rapacis, dove è stata presentata la seconda edizione di Roche per la ricerca, un bando finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca che favoriscono un approccio personalizzato delle terapie, grazie all'impiego di marcatori biomolecolari. È stata anche l'occasione per premiare i vincitori della prima edizione di questa iniziativa. Ma è stato un lavoro impegnativo, perché mai ci saremmo aspettati di avere centinaia di progetti di ricerca e naturalmente soltanto 8 vincitori. È stato un lavoro impegnativo per la Commissione, però molto gratificante, perché alla fine veramente tra tanti progetti di ricerca molto validi credo che siano stati premiati i migliori. Ed è anche stato molto bello questa esperienza di etica, in qualche modo della valutazione, e anche di una impresa importante farmaceutica che finanzia veramente in maniera incondizionata 8 giovani ricercatori. Quindi una esperienza estremamente positiva. Sono molto contenta di questa iniziativa che parte quest'anno col bando Roche per la ricerca. Sono tra le 8 vincitrici finaliste di questo bando, a cui hanno partecipato più di 330 candidati. Il progetto si occupa di trovare il modo di superare l'insorgenza della chemioresistenza nel trattamento del carcinoma ovarico e in particolare di andare a colpire come bersaglio il recettore dell'endotelina e tutti i meccanismi che conseguono a questo blocco. Perché sappiamo che ormai l'insorgenza della resistenza non dipende da un solo segnale, ma da una rete che si trova di connessioni, e bloccando questa rete noi riusciamo, e questo è quello che si propone il progetto, di superare l'insorgenza della resistenza nel carcinoma ovarico. Il nostro progetto nasce da un'intuizione, perché noi lavoriamo sulla sclerosi multipla, che è una malattia autoimmune del sistema nervoso, e le nuove terapie hanno come effetto collaterale l'insorgenza di altre malattie autoimmuni, e quindi abbiamo voluto con questo studio valutare la possibilità che nei pazienti con sclerosi multipla ci sia anche una malattia celiaca che peggiora la sintomatologia della sclerosi multipla. Quindi in questo caso, con indagini di analisi genetica, cercheremo di scoprire quanti pazienti con sclerosi multipla hanno comorbidità con malattia celiaca, e eliminando il glutine in questi pazienti contiamo di migliorare anche la infiammazione tipica dei pazienti con sclerosi multipla. Questo è un progetto molto ambizioso e siamo molto contenti di aver vinto questo premio, che è una start-up importante per analizzare i primi 500 pazienti.